Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere degli altri accessori per le nostre macchine. Questo accessorio qua va bene per qualsiasi macchina, indifferentemente che sia una 4, una 5, una 3, una 1, per qualsiasi tipo e modello di macchina vanno bene. Nello specifico, queste qua sono delle pinze. Ecco qua. Sono dei copripinze. Che per chi avesse le pinze rovinate o comunque diciamo non le sa verniciare, non le sa mettere a posto, senza nessun problema può acquistare sul link che vi metterò in descrizione e su questo sito qua, su eBay, su LED Fashion 2013, può acquistare queste cover, eccole qua. Queste cover per le nostre pinze. E questo è l'effetto finale, vedete? Adesso apriamo il pacco e poi dopo ci andiamo giù e vi faccio vedere anche come si montano. Nella confezione la apriamo. Ecco qua, e troviamo due coppie anteriori, due coppie posteriori, cover per le nostre pinze. Io queste qua le ho prese, diciamo, in relativa alle nostre Audi, vedete con il logo S-Line, una coppia di cover delle pinze anteriore e quella anche posteriore. Potete notare che quella là posteriori sono più piccole di grandezza, differentemente da quella anteriore, vedete? Anche per la differenza di grandezza delle pinze. Avanti le pinze sono più grandi e dietro sono più piccoline, quindi dietro andremo a mettere queste qua più piccoline e avanti quelle più grandi. Ok, adesso vi faccio vedere sul sito invece dove lo abbiamo acquistato. Il sito dove le abbiamo acquistate, come vi dicevo, è questo qua, è il sito di eBay. Il rivenditore si chiama LED Fashion 2013, ecco qua. LED Fashion 2013. Basta scrivere anche questo qua, LED Fashion 2013, e andare direttamente nello store del rivenditore. Una volta entrati qui, troviamo una vasta scelta di cover per le nostre macchine. Per fare un esempio, c'è questo qua della Golf con la scritta R, c'è questo qua della BMW, c'è questo qua della Mercedes con la scritta MG, c'è quella per la nostra macchina S-Line per il colore nero. C'è giallo, cioè ci sono diversi colori disponibili per molte macchine. Questo qua con la scritta RS. I costi variano in base ai modelli delle macchine. Diciamo 49 euro, 59 euro. La spedizione è molto rapida e veloce, quasi in un giorno. Il tutto è protetto bene in uno scatolo abbastanza rigido, con della carta giusto per non farli rovinare e del cellofano intorno, così in modo tale da non graffiarsi nel trasporto. Ok ragazzi, detto questo, sembra avervi detto tutto. Adesso scendiamo giù e andiamole a montare. Venite. Eccoci qua ragazzi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare per il montaggio delle cover sulle pinze è di smontare il cerchio. Per smontare il cerchio dobbiamo iniziare a... Io ho i copridadi e andiamo a smontare i copridadi. Ecco, una volta smontati i copribulloni, andiamo lì a smontare i perni. Prima di smontare del tutto i perni, li allentiamo. Dopo mettiamo il click, la alziamo e gli togliamo, finiamo di togliere i bulloni e poi anche il cerchio.
Ok, allora, una volta che c'è il click della macchina, andiamo a posizionarlo sotto la macchina, come sto facendo io. Mettendolo in un buon punto della macchina, riusciamo a sollevare tutto il lato sinistro. Alziamo sia la ruota posteriore sia la ruota anteriore, solo mettendo il click da un lato. Alziamo la macchina. Ok, una volta l'ho smontati tutti e cinque i bulloni, ci togliamo la ruota. Ok, e abbiamo il kit cover per le pinze. In questo caso, come vi dicevo, ci sono due tipi, sia per gli anteriori che per i posteriori. Ok, allora, una volta visti quali ci vogliono, ci andiamo a posizionare, ecco qua, e per il fissaggio vi consiglio di inserirlo in alta temperatura. Ok, allora prendiamo la nostra pistola silicone e ci mettiamo il silicone all'interno, così da far aderire il cover alla lenza. E adesso vi faccio vedere come. Una volta allora applicato il silicone, vi consiglio di usare il silicone ad alta temperatura, così aderisce meglio. Andiamo a posizionare le nostre cover. Ok, così come in questo caso l'ho fatto io. Fate sì che si aderisce bene alla pinza, così che non, anche con la velocità o nel passare del tempo, non si scolano, non si tolgono. Una volta le fatte seccare, andiamo a montare il cerchio. Adesso aspettiamo un paio di ore e dopo montiamo. Ok, passate le due ore, andiamo a montare il cerchio e vediamo l'effetto finale che fa. Ok, una volta così date tutti i dati, ci andiamo a mettere i copri dati sopra. E questo qua è l'effetto finale. Vedete? Che ve ne pare, ragazzi? Ok. Siamo alla conclusione del video, come sempre per chi non è iscritto iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, condividete il video e che dirvi, per qualsiasi cosa scrivetelo nei commenti. E niente, al prossimo video.